Code per il controesodo e allerta maltempo al nord. Liguria. Allerta arancione prorogata fino alle 15 di domani, l'allerta arancione in Liguria. L'allerta massima per i temporali è stata prorogata fino alle 15 di domani. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti nel corso di un briefing nella sala della Protezione Civile. Toti ha confermato che il fronte d'aria fredda non è ancora entrato e quando lo farà ci aspettiamo. Fenomeni importanti. Mareggiate importanti e venti forti. La precauzione, ha aggiunto l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, deve essere la massima possibile. In Friuli Venezia Giulia l'allerta passa da giallo ad arancione, la Protezione Civile del Friuli. Venezia Giulia ha aggiornato l'allerta meteo emessa sabato. È inizialmente valida per l'intera giornata di lunedì, alzando il livello di rischio da giallo ad arancione. Sono infatti attesi forti piogge e temporali sulla regione nei prossimi giorni poche ore, a causa di una depressione che porterà ad un afflusso di aria fresca e umida da sud in alta quota, portando una diffusa instabilità su tutto il Friuli. La nuova allerta è stata prorogata fino alle 6 di martedì. Lunedì, ribadisce la Protezione Civile, nel corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali a più riprese, alcuni dei quali anche forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà moderato scirocco con raffiche anche sostenute. Nella zona montana venti moderati da sud in quota. Martedì sulla regione saranno possibili rovesci e temporali sparsi in più occasioni, intervallati da momenti senza pioggia. Qualche forte temporale ancora possibile, soprattutto in pianura e sulla costa. Il verificarsi tali eventi, ricorda la Protezione Civile, può portare a situazioni crisi della rete idrografica minore e drenaggio urbano. Locali fenomeni instabilità dei versanti. Interruzioni della viabilità e problematiche legate ad eventuali colpi vento durante i temporali. Allerta arancione su quasi tutto il Veneto. La Protezione Civile del Veneto ha diramato un nuovo avviso che segnala dalle ore 18.00 oggi fino alle ore 12.00 domani. Lunedì 28 agosto. La crescente probabilità rovesci temporali sparsi partire dalle zone montane e pedemontane, estendendosi successivamente a parte della pianura. I fenomeni potrebbero essere anche forte intensità, associati rovesci, locali grandinate raffiche vento. Le precipitazioni potranno essere anche consistenti. Successivamente, dal pomeriggio, sono attese piogge più diffuse, soprattutto nelle zone centro-settentrionali. In base alle previsioni meteo, stata dichiarata una criticità moderata per rischio temporali su gran parte del territorio regionale, ad eccezione del bacino dell'Alto Piave, per il quale è stata definita una criticità ordinaria con allerta gialla. Attiva la fase di allerta per questa zona di allerta. In A12 la ad acqua provoca allagamenti. Code in smaltimento immediato, è intervenuto il personale di